Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio sia con tutti voi. E con il vostro Signore. O Dio nostro Padre, che scuti sentimenti, vogliamo celebrare questa Eucaristia in questa serata così ottobrina, piena di sereno, piena di stelle, piena anche di buio, cioè quel buio pesto, è piena anche di parole di Dio. Abbiamo una parola stupenda oggi, ecco, lasciamo che questa parola entri in noi, perché è l'amore che Dio ha per noi e vuole fare di noi persone sapienti, illuminate, piene di spirito, piene di amore, libere dalle paure, libere dalle insoddisfazioni, dalle depressioni, perché si appoggiano in Dio e ascoltano Dio. Ecco, chiediamo perdono anche noi al Signore di tutte quelle volte che ci dimentichiamo di Lui. Dal libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferì a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Parola di Dio. Saziaci, Signore, con il tuo amore gioiremo per sempre. Del tuo amore. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioieremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioieremo per sempre. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera, e il suo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Dalla lettera agli Ebrei. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per le strade, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere l'eredità della vita eterna?»
Gesù gli rispose: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio, solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora le disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dalla ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. E vieni e segui. Ma queste parole gli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezza entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù li prese e disse loro: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che il ricco entri nel regno di cielo. Essi, ancora tutti stupiti, dicevano tra loro: e chi può mai essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non è possibile a Dio, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in casa, in fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola di Dio. Ecco, come domenica scorsa continua il discorso di come Dio ci vuole sapienti, vuole veramente cambiare la nostra vita. E quello che è importante è scoprire una cosa che in genere non si parla mai, che nel mondo, nell'umanità, nel nostro vivere quotidiano, possiamo dividerlo in 3 grandi settori. I pagani, che vivono come vogliono, ai nostri tempi c'è un paganesimo ateo, poi che di religione non interessa niente, perché ha tutto, ha soldi, ha successo, ha tutto quel bene umano, anche se poi non ha la sazietà interiore, non gusta la vita. Ci sono quelli che vivono la religiosità naturale. Cosa vuol dire religiosità naturale? Vuol dire che uno vive per quello che sente. Difatti noi siamo tutti creature di Dio, anche i pagani, i musulmani, tutti quanti. E tutti siamo fatti bene, tutti abbiamo delle qualità, tutti abbiamo un sentire verso Dio, più o meno spiccato, coltivato. E la religiosità naturale, diciamo, sono tutti quelli che non sono stati battezzati. La religiosità naturale è al centro il proprio io, il nostro egoismo, quello che interessa a me, quello che guadagno io, quello che fa bene a me. E naturalmente l'io giudica tutto se stesso, giudica gli altri. Si fa la casa, la macchina, la campagna, forse non ha niente, allora soffre, sta male, ma vive sempre così, con quello che sente lui, con quello che si sforza di capire lui. Il centro di tutto è l'io, non è Dio. A Dio va quando ha bisogno. Allora prega, allora incarica anche le persone di pregare per noi, per lui, e
si rivolge a Dio per dire ho bisogno. Ecco, religiosità naturale, l'uomo che va a Dio, che è anche buona, ma non è il cristianesimo. Il cristianesimo è proprio uno stato di vita stupendo, che è Gesù Cristo che ce lo dona. È venuto sulla terra per farci cristiani. Non è lui che ha dato il nome alle persone, siete cristiani, no. All'Antiochia i primi cristiani hanno incominciato a chiamarsi nella città, quelli sono di Cristo, sono cristiani. Da lì è cominciato allora a chiamarsi che tutti i discepoli di Gesù Cristo erano cristiani, cioè quelli che erano battezzati. E il cristiano è proprio quello che vive il battesimo in pienezza, perché Gesù ha vissuto il mistero pasquale per noi, ce l'ha donato gratuitamente nel battesimo e ci dona lo Spirito perché lo possiamo vivere giorno per giorno. Cristiano è quello che vive con Spirito, con amore, ogni momento della giornata. Perciò è forte perché ha Cristo, ha Dio dentro di sé, ha lo Spirito di Dio dentro di sé e perciò è quello che ha la sapienza, la prima lettura, no? Pregai e mi fu elargito la prudenza, e poi mi fu elargito lo spirito di sapienza. Questo comincia a essere cristiano, avere la sapienza di Dio. Allora noi dobbiamo vedere come ci troviamo. Ecco, Dio vuole che diventiamo sapienti e viviamo cristiani sul serio, proprio sul serio, per ricevere poi i doni anche del cristiano, lo spirito e la capacità di amare. E questo lo possiamo fare tutti, perché Dio ce lo dà gratis. Nel battesimo tutti abbiamo ricevuto lo spirito e la capacità di amare. Però dopo il battesimo l'abbiamo dimenticato. E siamo rimasti nella religiosità naturale. Perché? Perché facciamo noi, crediamo a quello che vogliamo noi, preghiamo Dio anche quando vogliamo noi e quando abbiamo bisogno sempre. E dopo se non ci ascolta, ecco, Dio non vuol bene a me, Dio non c'è, tutte balle quello che racconta. Questi sono anche battezzati ma non cristiani. Cristiano è quello che incomincia a credere, si ferma, ascolta Dio, parola di Dio, Vangelo, e con l'aiuto dello Spirito comincia a viverlo. Allora il cristiano è quello che ama, che perdona, che usa misericordia, che ha la sapienza di Dio, che è nella verità, che è buono, che veramente vive da cristiano. È quello che ama anche i nemici, risponde al male col bene. È quello che perseguitato non risponde al male. Per il mondo è uno stolto perché non sa reagire, perché dice non si fa far valere come il mondo, no. Ecco, è importante scoprire queste tre categorie, perché se no non capiamo niente della parola di Dio. Sapiente non è uno che conosce il Vangelo così, non serve niente conoscerlo, serve noi diventare sapienti, perché quando arrivano disgrazie in casa, se uno è cristiano, guarda in su e dice, Signore, aiutami a fare la Tua volontà. Quando muore un familiare, Signore, aiutami a fare la Tua volontà. Quello comincia a essere cristiano. Ma se sta là quel grugno, brontalo contro Dio, ma non dovevi farmi questo, dovevi lasciarlo qua ancora, e perché mi hai fatto questo? Che peccati io ho fatto? E che cosa vuoi da me? Questo non è cristiano. Vi faccio questi esempi perché è importante ai nostri giorni non confondere cristianesimo con religiosità naturale, perché è un misciotto. Questo colpa anche dei preti, dei vescovi, dei frati, perché invece di fare netta distinzione tra cristianesimo e religiosità naturale fanno un misciotto di tutto e non serve a niente. Anche certe messe che fanno col teatrino non serve niente. Non è il teatro che interessa, è scoprire la messa, l'Eucaristia, scoprire la parola di Dio. Allora essere cristiani è
fare esperienza che Dio ci guida, ci illumina, ci ama, ci dà forza. Come fa, non so, un uomo a amare una donna? Impossibile. Finché va dritta va bene, ma se no è penitenza. Stasera io giù in comunità ho celebrato il 50° di matrimonio. Ma quanto tempo hanno impiegato a loro per capire l'amore cristiano? Che la moglie ami il marito com'è, che il marito ami la moglie com'è. Non è facile, sapete, è facile dire vado d'accordo finché si va d'accordo, però dopo le sofferenze che ci sono nelle famiglie è terribile, proprio perché non siamo cristiani, non viviamo da cristiani, perché senza lo Spirito di Dio non possiamo amarci. Sì, ci sopportiamo un poco, subiamo qualcosa, dopo comincia a alzare le mani e dopo si dice non è più possibile vivere insieme, ci si divide. I psicologi lo consigliano sempre. Adesso incominciano anche i preti, i frati a consigliare. Non vai d'accordo, ma dividiti, gustati la vita, vai in pace. E così si rovina la famiglia. Non è dividendoci che serve, perché vuol dire che non hai capito niente dell'amore. L'amore di Gesù Cristo ti dà la forza di amare l'altro anche in crisi, anche se sbagli. Anche se alle volte combina cose grosse, ti dà la forza di amarlo. E il cristiano ama il suo coniuge, il suo familiare, ama gli altri. E chi ha la forza? Chi è cristiano? Chi ha lo spirito? E questo è importante, scoprire questo, perché altrimenti andiamo a Medjugorje, andiamo a un mucchio di santuari, diciamo addirittura 100 rosari al giorno, perché bisogna dirne tanti, e via di corsa. 10 minuti ho detto un rosario, per l'amor di Dio. Io ci impiego un'ora e mezza, faccio una fatica boia. Però lo voglio dire. Ma come mai lui dice, il mondo ce la fa? Lo mangia. Una volta, l'ho raccontato ancora, mi sono messo seduto qua in fondo, e davanti c'era una vecchietta che diceva rosario. Dopo lei mi ha detto che era rosario. Ave Maria stia Jesus Amen, Ave Maria stia Jesus Amen, Ave Maria stia Jesus Amen, e poi il gloria. E io dico, ma mi sono avvicinato curioso, ero al banco dietro, e avanti sto Ave Maria stia Jesus Amen. Ah, dico qua. Allora gli ho chiesto, ma nonna, dimmi un po', cosa stai pregando? Ma come cosa stai pregando? Capisci niente? Io sto dicendo rosario. Com'è che lo dici che rosario è che hai? Ma non sai neanche dire, ma ha fatto un predicozzo. Dopo gli ho chiesto, ma dimmi l'Ave Maria. Ave Maria steso sangue, Ave Maria steso sangue. Ma dico, questo per te l'Ave Maria? Sì, per me ho sempre imparato questo, perché l'ho sentito, ho imparato a memoria, un po' la mangiucchiata, però salta fuori. Io, guardato quella vecchietta, gli do fede, sicuramente pregava perché lo faceva col cuore, nella sua ignoranza, finché volete, ma lo faceva col cuore. Ma non ditemi che questa è preghiera cristiana. Non è quello che vuole il Signore, non vuole che facciamo tante cose, vuole che le facciamo col cuore, con fede. E anche nelle difficoltà di malattia, di problemi, di incomprensioni, non corriamo subito a imprecare contro Dio o a dividerci, no, fermiamoci. E se c'è la coppia, la famiglia, si fermi, preghi insieme. Signore, illuminami sul fatto che ci hai dato, su questa disgrazia che ci hai permesso in casa nostra, per questa malattia che c'è, per questo, non so, disagio economico, sociale, quello che è. Fermarci, pregare, Signore, illuminaci. Faccio difficoltà andando d'accordo con la moglie, Signore, illuminami, apri il mio cuore, perché io la ami come è. E la moglie lo stesso, fa difficoltà col marito. Signore, aiutami, perché io lo ami come è.
Guardate che il discorso è uguale anche per me, frate. I frati non sapete che vivono in paradiso, sapete? Si pestano i piedi anche loro e sanno anche litigare se occorre. Oppure hanno quelle finezze clericali. Non posso insegnarvi le finezze clericali. Quella modo dolce, quel modo pacato, quel modo rispettoso di trattare, dopo ti seguono bene. La falsità, l'ipocrisia più cruda, non è il cristianesimo. E qualora che la parola di oggi è stupenda, il Vangelo è magnifico, come nella prima lettura ci dice: io voglio fare di te una persona con spirito di sapienza, Dio che viene in cerca di noi sempre, e lo fa. Nel Vangelo c'è Gesù che incontra questo giovane. Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Io le so tutte queste cose, le vivo fin dalla giovinetta. Gesù gli ha ricordato i comandamenti, no? La legge naturale: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare. È la legge naturale, che è anche quella sociale dei pagani, questa. Ma io questo l'ho sempre fatto. Era alienato, era pieno di se stesso e credeva, perché non ha ucciso, non ha rubato, di essere a posto. E Gesù lo ama perché? Perché è ingannato. Ecco che il Vangelo preso e guardato nella luce pasquale è Gesù che cerca di disingannare questo giovane. Perché di vita cristiana non ha capito niente. Viveva, sì, la sua buona vita, ma non quella cristiana. Difatti lo mette alla prova subito il Signore e dice: ma se tu sei già così, ti manca solo una cosa, che è la cosa principale. Metti Dio al primo posto, ma vendi tutto quello che hai. E qua il giovane si è fermato. Potremmo dire il primo fallimento di Gesù. Invece il giovane di credere a Gesù, rattristato, se ne ritorna a casa sua. Però se ritorna ingannato, per niente pieno di spirito, per niente. Un buon uomo, per amor di Dio, un buon giovane, ma non cristiano. E Gesù cerca di illuminare. E quello che fa Gesù anche con noi, aiutarci a capire quante volte siamo alienati, siamo ingannati, quando siamo duri di cuore, quando brontoliamo sempre, quando le cose non vanno come piace a noi. Non è essere rassegnati il cristianesimo, non è, ripeto, sopportare, subire il cristianesimo, altrimenti cosa ha portato Gesù? Non ha portato niente. Invece Gesù ha portato la vita nuova, l'amore nuovo, quello della croce, perché ci ha dato lo spirito e ci ha dato la capacità di amare. Ecco che Gesù insegna a questo giovane: metti Dio al primo posto, lascia i beni che hai. Era ricco, non sono quelli che valgono, vale la tua vita interiore, il tuo cuore, la tua serenità, la tua capacità di essere veramente saggio, sapiente, secondo Dio, la tua maturità interiore. Vedete come il disalienare non è facile, perché io sono convinto che anche voi, ero anch'io una volta proprio, non una volta una, un periodo di vita, anch'io credevo a queste cose. Credevo al fare, credevo a predicare, credevo di convertir tutti. Il Signore mi ha lasciato fare, sono andato anche in fabbrica a lavorare da sacerdote, non so, sono andato a aiutare i poveri, tantissime cose. E un frate vecchio mi ha detto: quando è che la smetti di brontolare contro i frati? E io dico: ma perché? Vedi che non capiscono niente. Ma da chi Dio vuole convertire te? Non vuol convertire i frati, li convertirà quando vuole lui. E lui mi ha girato tutto, dice: tu stai sbagliando tutto, non
non è il fare, non è l'esperienza, non è andare in fabbrica, non è fare urlare contro gli altri che servono. Quello che dice qui il Signore agli Apostoli, no? Che sono scandalizzati di fronte a questo giovane che se ne va via. E Gesù che illumina gli Apostoli dicendo: fate attenzione alla ricchezza umana, perché quello che ci inganna, badiamo più a avere, fare e stare bene, non so il futuro, cosa succederà, e invece di fermarci, come facciamo stasera qui, e dire al Signore: illuminami, dai, fammi conoscere bene me, aiutami a amare l'altro, aiutami a amare mio marito com'è, mia moglie com'è, per me i miei frati come sono, e chi vive da solo come devo amare me stesso, poi relazionarmi con gli altri. Il principio è uguale per tutti, anche chi è vedovo o vedova. Questa realtà non è una disgrazia essere vedovo, no, è un fatto della storia che Dio ha permesso. Se sei cristiano lo accogli e dici: Signore, veramente mi hai fatto soffrire perché amavo mio marito, me l'ha detto anche stamattina una persona, però se è la tua volontà, sia fatta la tua volontà. Oh, questo incomincia a essere cristiano. Ecco, tutto il Vangelo ci mette in evidenza proprio questo. Gesù che vuole disalienarci, vuole disingannarci, perché noi crediamo al mondo, aver ragione, urlare e farsi valere, imbrogliare, malizie, tutto quello che volete, che non è cristianesimo. Gesù ci dice no, invece. Guarda che è l'amore. Gesù vuole cambiare il mio cuore e il vostro cuore, e ci rende capaci di amare. Perché? Perché nel battesimo abbiamo ricevuto il mistero pasquale, vissuto nella passione, morte in croce da Gesù e nella risurrezione. L'ha vissuto Lui per noi, ha tolto Lui il peccato nostro da noi, l'egoismo, e ci ha detto: guarda che puoi amare anche tu, puoi vivere e dare risorto. Ecco che gli apostoli di fronte ai ricchi, no? Che Gesù dice quanto è difficile che i ricchi si salvino, ma non è solo ricchezza materiale, è anche la ricchezza dell'egoismo, dell'orgoglio. Siamo pieni di questa ricchezza, dalle nostre vedute, ho ragione io, siamo pieni di queste ricchezze. Questi non si salvano umanamente, però Gesù ci dà una consolazione grande: anche questi possono essere salvati, perché niente è impossibile a Dio. Ecco che il vivere da cristiani e entrare nel cristianesimo robusto è incominciare veramente a fare la volontà di Dio e anche essere staccati dalle cose materiali, ma specialmente liberarci dall'egoismo, dall'orgoglio, che siamo tutti là pieni di paure, pieni di insoddisfazione, abbiamo, non so, la tristezza sempre perché non si sa come va la giornata. Via tutta sta roba. Incominciamo a fermarci di fronte a Dio. Anche stasera siamo qua sereni. Fuori c'è, ho visto prima, una serenata stupenda. Un buio pesto proprio, quell'ottobrino. E poi viviamo la nostra Eucaristia dicendo: Signore, fammelo gustare. Il credo, le preghiere, la pace. Ma diamoci un bel abbraccio di pace, che è proprio la pace di Gesù Cristo che passa attraverso di noi, che è un po' i segni che dovremmo portare a casa. I segni del cristiano quali sono? Unità con Gesù Cristo, avere lo stesso spirito, la stessa parola, lo stesso amore. E il secondo segno è l'amore. Guarda come uno ama, quello è cristiano. Non è solo amore, simpatia, non è solo amore interessato, no, no, quello. L'amore è quello proprio divino, l'amore di Dio che entra in noi, valorizza noi, sviluppa bene noi, ci dà la capacità di amare. Ecco che allora puoi amare il tuo marito, puoi amare tua moglie, puoi amare i tuoi figli. Io posso amare i miei frati, io li faccio sempre arrabbiare i frati, perché sono contento, perché amare è più facile che non essere amati. Ma
accoglierli come sono e credo, Signore, aiutami quello, guarda, lo butterei da finestra. No, non buttarlo a finestra. Mi dice, amalo, prendilo com'è. Ha bisogno del tuo affetto, della tua comprensione, della tua bontà. Essere accolti è una cosa grande, ma incomincio io a accoglierli tutti. Cominciamo noi a accoglierci. Anche da braccio di pace, accogliamoci serenamente e poi a casa diamoci la pace di famiglia, portiamo la pace di famiglia. Spero che non ci vergogniamo, perché tante volte ai nostri tempi ci vergogniamo, allora abbiamo la pace così, a mano distante. Guardate che la parola di stasera è stupenda. Gesù che vuole disagginare sto giovane per fare di lui un uomo libero, risorto, convertito. Questo giovane non accetta. Gesù lo rispetta e la stessa cosa lo fa con noi. Vuole dire a noi, butta via tutte le alienazioni, i tuoi progetti, tutte quelle cose che hai, le malizie, tutte le robe umane, buttale via tutte e comincia a amare. Io ti aiuto a amare, perché ti do il mio spirito, ecco il mistero pasquale. Ritorna sempre quello. Allora il cristiano è quello che vive ogni momento del giorno con l'amore, uniti a Gesù Cristo e al Vangelo, avendo lo Spirito del Signore. E questo possiamo averlo tutti perché nel battesimo l'abbiamo ricevuto, gratis da Dio, e possiamo viverlo. Basta esercitarlo, ma quello non lo sopporto. Fermati un po'. Lascia che il Signore cambi il tuo cuore per accogliere anche quello che tu prima non sopportavi. Queste parole non sono tanto parole mie, ma la parola dice qui, la parola di Dio è viva, efficace, è più tagliente ad ogni spada, doppio taglio, essa penetra fino nel profondo di ogni divisione interiore e ci purifica, ci libera da tutto quel male che abbiamo dentro. Da tutte quelle volte, quelle rabbie, quando non sopportiamo l'anima, ci libera da tutto questo. E la parola, Vangelo, prima lettura, sono questa verità. Vuole farci sapienti e convertiti nel cuore, risorti, liberi. Allora si gusta la vita. Allora lo stare insieme non è più sopportare, ma è un gustarci. Ma non avete mai fatto la prova voi, marito e moglie, mettervi là e vicini, guardarvi gli occhi, il naso, le guance, le labbra e guardare quanto sono belle. Fatelo, fatelo, perché è amore vedere la moglie, ma non l'ho mai vista così bella. Fallo spesso e la moglie e il marito, anche se è pelato, non importa. Mi capite che ognuno è un capolavoro, ognuno è una cosa meravigliosa e noi neanche ci pensiamo. Ma che amore è che abbiamo? Ecco, ci sarebbero tante cose da dire qui. La cosa bella è questa. Dio vuole fare tutto Lui. E a Lui niente è impossibile. Per Lui tutto è possibile, anche cambiare il nostro cuore. Renderci capaci di amare anche quando non siamo capaci di amare. Fermarci di fronte a Dio e ascoltare. Benediciamo il Signore. Diamo grazie a Dio. E buonanotte a tutti.